Allora, con che cominciamo? Come al solito, togliamo un po' questo e prepariamoci a mettere tutta la farina all'interno della spirale. Quindi, se siete in fase autunno-inverno, come il prêt-à-porter, se siete nella collezione autunno-inverno, buttate farina direttamente a temperatura ambiente, tanto non avrete mai problemi di surriscaldamento, o comunque non tanto. Se invece siete nella fase estiva, periodo estivo, datevi da fare e mettete l'impasto, cioè tutta la farina e l'acqua nel freezer, amici miei, nel freezer, ok? Allora, stesso trucchetto l'ho usato per la biga, siccome questo impasto l'ho fatto con la biga, guardate qua che splendore questa biga, è perfetta, biga Giorilli, quindi sta in piedi da 20 ore abbondanti, vedete come è trattata benone. Non l'ho sminuzzata, perché? Contrariamente al solito, voi sapete che io quando devo usare la planetaria vado a sminuzzare completamente la biga, questo per evitare che poi mi crei dei grumi. In realtà questo tipo di impasto non ha bisogno di questo sminuzzamento, perché? Perché la biga io posso spezzettarla più o meno grossolanamente, vedete, con questo modo un po' ridicolo. Perché in realtà è più che sufficiente. Il lavoro poderoso che fa la macchina della spirale è ben altro rispetto a quello della planetaria, quindi riuscirà a amalgamare la biga senza farla rimanere a pezzettoni, a grumi, quindi sarà tutto molto più semplice sotto questo aspetto. Ci saltiamo il passaggio dello sminuzzamento, quindi giù i pezzi di biga. Tra l'altro voi non li potete sentire ovviamente, ma vi garantisco che sta biga c'è un profumo da paura già prima di iniziare. Uno, perché la biga sempre ha un buon profumo. Due, perché la 0 tipo 1 è una farina che per la presenza delle scorie, delle crusche, tutto il resto, insomma, è una farina meno abbrattata, meno raffinata, ha sicuramente una carica di profumi e di aromi che poche altre farine hanno, e vi garantisco che aprire una biga, un contenitore di biga come questo, significa inondare la stanza, la cucina, l'ambiente comunque di una quantità di aromi e di profumi che sono proprio una festa. Allora, questa è pronta. Stacchiamo gli ultimi pezzi e mettiamoli giù in quella che è già stata fatta, è la farina che è già stata messa all'interno della macchina. Quindi abbiamo tutta la farina, tutta la biga. Adesso aggiungeremo, appena finisco di staccare questi ultimi frammenti di biga, ecco fatto. La biga è pulita, adesso aggiungeremo sale, zucchero e lievito di birra. E subito dopo, anzi, facciamo una cosa: mettiamo subito sale e zucchero, eccoli qua, sono mischiati insieme, non ce ne frega niente. Questo è il lievito della seconda fase, finito anche lui. Manca solo l'acqua, ed eccola qua. Ed eccola qua, con o senza apostrofo, quindi possiamo tranquillamente partire, abbassare la macchina, la protezione, la griglia, mettere una parte dell'acqua e cominciare a avviare la macchina. Noi stiamo mettendo adesso circa l'80% del totale dell'acqua. Vedete, è rimasto così di acqua, ho detto troppo. Proviamo il cronometro, sono le X011, adesso vedremo a che ora andremo a chiudere l'impasto. Togliamo le particelle di biga rimaste sulle dita. Nel frattempo vi ricordo che la macchina che sto usando è la Sunmix con inverter, ed è una macchina fantastica che riesce a impastare fino a oltre, ben oltre 20-25 kg. In questo caso ne sta impastando qua neanche 4, quindi insomma sta a un sesto della sua capacità, quindi
Allora, una cosa carina che ho scoperto da poco grazie a un amico è stato come velocizzare e migliorare l'effetto di incordatura dell'impasto grazie a un micro trucchetto che poi ho scoperto essere effettivamente molto utile, ovvero, guardate che bella attrezzo, questo è nato per la birra. Questa cosa me l'ha insegnata Daniele Pizzaroma. Cosa fa lui? Prende l'impasto dalla parte esterna, dal bordo esterno, e cerca di ribaltarlo verso la parte interna, cioè avvicinandolo al lavoro del verme, della spirale. Vedete? Questo lavoro di avvicinamento facilita parecchio l'azione di incordatura della macchina, perché la mette in condizioni di agire meglio, agire avendo sotto di sé una buona quantità di impasto lontana dalla parte esterna, la parete esterna della macchina. E guardate come rapidamente riesce a lavorare subito, a incordare meglio questa azione. Ora, questa macchina rende un po' difficile l'azione, perché onestamente trovare una stecca così lunga non è stato facilissimo. Però il trucchetto di Daniele Pizzaroma, si chiama tra l'altro il Nick, è famoso per i suoi cornetti, famoso per una quantità enorme di informazioni che lui riesce a raccogliere. Ma la cosa più importante è che questo cappello di trucchetto funziona veramente bene. Guardate come ha subito dato forma alla macchina, e siamo a livello di 3 minuti di impastamento, quindi la fase è proprio veramente prodromica, quella fondamentalmente iniziale, niente di più. Eppure guardate un po'. La macchina sotto, grazie al fatto che stiamo lavorando a bassa idratazione ancora, già riesce a tenere completamente pulita la parete della vasca, proprio per questa sua azione a bassa idratazione, quindi facilitata dalla mancanza di una grande idratazione. Poi tra un po' andremo ad aggiungere quel po' d'acqua residuo, anzi adesso intanto lo vorrei togliere per metterlo al sicuro in frigo per evitare il suo sfasamento con le luci. L'acqua di nuovo in frigo. Aumentiamo pelo pelo il lavoro della macchina, la velocità. Guardate, ormai l'impasto si stacca dal bordo della parete della vasca molto facilmente, vedete che già comincia a concentrarsi, ad avvicinarsi un po' al centro, e noi aiutiamo questa sua tendenza facendo questa operazione. Se doveste decidere di seguire questo mio esempio un po' drammatico, un po' folle, mi raccomando, utilizzate comunque degli strumenti non troppo rigidi, quindi non usate acciaio, non usate bastoni di metallo, non usate neanche il legno, cercate di utilizzare pezzi di qualcosa, che materiali che comunque, se dovessero finire sotto al verme per incauto utilizzo, comunque non subirebbe e non creerebbero gravi danni, quindi mi raccomando, cose morbide, ok? Guardate come lavora meglio la macchina con questa prestazione, vedete? Se la porta sotto il vermone. E tra un po' vedrete che, sempre più allontanandosi dal bordo, dalla parete esterna, la macchina tenderà a formare la classica famosa zucca, la testa d'aglio, testa di zucca, quello che volete voi, che raccolta verso il centro, ecco, vedete che comincia ad avere i primi accenni, sarà il sintomo della corretta incordatura. Continuiamo così, tranquillamente, senza stress. Stringe verso il centro.
questo caso la quantità dell'impasto non aiuta perché è un po' ridotta e quindi la macchina fa un po' fatica a lavorare così poco impasto, però lo riesce a lavorare tranquillamente allo stesso modo. Guardate che bella azione. Qualità dell'incordatura, diciamo l'azione di incordatura si velocizza moltissimo, vedete? Ecco, adesso siamo a 7 minuti, ne facciamo un altro paio, uno o due. Sempre più frequentemente perché ovviamente l'impasto gli viene diciamo strappato contro, quindi va benissimo, sta lavorando proprio bene. Aumentiamo appena appena la velocità. Siamo arrivati a 8 minuti, è ancora un po' prestino. Già si potrebbe cominciare a aumentare l'idratazione, ma consiglio di arrivare a 9-10 minuti di impastamento a bassa idratazione prima di cambiare l'inserimento. Vedete come si stringe adesso sempre di più sulla barra? Vedete? Ormai per ora... un minuto e mezzo e cominceremo a mettere altra acqua. Bel lavoro, guardate. Tra l'altro, per quelli che non conoscessero questi ultimi modelli della Sunmix, sono stati progettati con una variazione dell'inclinazione dell'angolo della barra che da piatto è stato portato in questa posizione, così che vedete anche quando comincia a formare la zucca viene immediatamente tagliata la pasta e quindi più che una zucca si viene a formare una sorta di corona, perché il buco creato al centro per effetto del taglio della pasta condiziona insomma un po' la forma dell'impasto. Non sarete troppo abituati alla zucca in questo caso, ma più a questa forma di corona. Ok, siamo a 10 minuti, io direi di cominciare a mettere l'altra acqua. Vedete che bella che è? Ormai è chiusa, guardate, tra l'altro guardate con che facilità lavora questi 4 kg di roba, bella idratata al minimo, quindi bella soda, tosta. Ok, cominciamo a mettere l'altra acqua, cuccino, piano piano, poca roba, arrivo dell'acqua, cambia la forma, liscia l'impasto e poi lo disgrega un attimo. Vediamo la temperatura dell'impasto.
perfettamente in linea con le migliori regole di gestione. Adesso vedete che l'impasto comincia nuovamente a stringersi verso il centro e qui aiutiamolo ancora con quella bacchetta per velocizzare l'effetto. La velocizzazione dell'effetto di corda significa anche gestire meglio le temperature, perché chiaramente gli diamo facilità e quindi miglioriamo le tempistiche. Vedete che ci è voluto proprio un attimo, l'impasto si è prontamente rifondato al centro ed è perfetto. Manca ancora tutta questa, adesso mettiamo un po' più d'acqua. Vedete che carino, eh? Nuova idratazione, aumento del libro, abbastanza consistente per dare un impatto all'idratazione, poi abbassare un po' ancora la temperatura e permettere rapidamente la chiusura del libro. Di questa manovra di avvicinare l'impasto a verme è veramente una grande il lavoro, ecco. Adesso non ce n'è più bisogno perché la macchina ha di nuovo formato la testa, quindi ha chiuso l'impasto. Vedete che bello che è. Mettiamo questo po' di acqua che è ancora rimasta in una, forse due manovre e vediamo che succede.
l'acqua libera. Ecco che l'impasto è sceso con il gancio, quella sua risalita è durata pochi attimi e poi si è nuovamente liberato, vedete? Dell'impasto, facendo l'uniforme gestito per la perfezione, ed ecco che ci siamo, zucca pronta ad accogliere l'ultima parte di acqua. Bello proprio, veramente bello. Ok, ultima acqua, ultima corsa. Definizione della temperatura, non ci dimentichiamo che abbiamo dovuto utilizzare per le esigenze di ripresa un faretto, sia pure a LED, ma ad alta potenza. L'impasto, guardate che favola, come si vede, 22,7, è veramente in perfette condizioni. Questo uscirà a 23-23,5, non di più. L'impasto si è formato, la vasca si è pulita, è un po' troppo risalito lungo il verme, ma poi vedete scende da solo, risale, se la gioca lui. Ok, allora io consiglio adesso di chiudere l'impasto, siamo a esattamente 19 minuti di lavorazione. Io consiglio di spegnere la macchina, lasciare la macchina ferma per circa 5 minuti e poi dare quelle che vengono chiamate le ventilazioni. Ne daremo 2-3 di fila, una dopo l'altra. Va bene? Ci vediamo fra qualche minuto. Ok, sono passati 7-8 minuti. Adesso mettiamo la spirale con velocità minima e partiamo per dare quella che viene chiamata ventilazione in vasca. Vedete? Si richiama tutto l'impasto, di forma. E basta, fermiamola. Ci vediamo fra un po', a dopo, altro giro, altra corsa. Eccoci, ultimo giro, ultima corsa, l'impasto prima che riparta. Guardate, non so se si legge, 23,3, ottimo. L'impasto è in perfette condizioni, facciamo partire la macchina, velocità minima. Ecco che la richiama la spirale, richiama tutto l'impasto. È un po' poco, francamente si vede che è poco quantitativamente, però se lo giro uguale bene, vedete, lo chiama. Aumentiamo un po' la velocità. Avere il vantaggio dell'impasto molto freddo, basta poco ad alta velocità, vedete, per ricomporlo senza rischiare il surriscaldamento, perché partiamo da un impasto in ottime condizioni, quindi non dobbiamo avere timore di usare l'alta velocità. Ed ecco che vi accorgete, ecco, ora per esempio comincia a fare l'effetto zucca, ma poi lo perde perché è poco, semplicemente perché la quantità non gli permette di fare tutto il giro, però l'impasto è perfettamente strutturato. Ok, stoppiamo, guardiamo l'ultima pausa e poi ultima rigenerazione in vasca o ventilazione in vasca. Eccoci, ultimo giro, ultima corsa, ultimo rigenero in vasca o ventilazione. Guardate come stringe la
rapidamente, guardate come la chiude bene, parte la zucca ma poi si ferma perché chiaramente è poca. Mettiamoci a bassa velocità, vediamo meglio. Ok, vediamo in che condizioni è l'impasto facendo una prova, non voglio dire una prova a velo, ma ecco, guardate che meraviglia, è un impasto formato alla perfezione, lo vedete? Vedete? Guardate le mani, guardate, questo non ha nessun problema essere tirato fuori tutto insieme, ok? Bene, il lavoro è finito, adesso io lo metterò per il prosieguo dell'operazione che vedete negli altri video. Grazie a tutti.